liturgico di oggi è l'osservanza della legge. Beato chi osserva la legge del Signore e la mette in pratica. Beato chi mantiene dentro il suo cuore la legge, cioè la parola di Dio. Perché la legge esprime il pensiero di Dio, la volontà di Dio. Vi ho detto che è il Verbo di Dio fatto carne, è Cristo Gesù, figlio di Dio, che esprime tutto Dio. Bisogna guardare Gesù per comprendere chi è Dio. E amare in lui Dio e avere in lui la norma che Dio dà a noi, fatti ad immagine e somiglianza di Dio. La legge suprema è l'amore. Tutte le leggi si racchiudono nell'amore ed è Gesù che ribadisce questa verità che noi dobbiamo accettare e mettere in pratica per essere i figli dell'Altissimo, noi che siamo il popolo consacrato, privilegiato. Cominciamo dal coscientizzare questa verità, che siamo un popolo consacrato a Dio. Un popolo che Dio ha scelto perché conservassimo la sua parola e come fermento la mettessimo nella massa perché tutta possa essere fermentata. Dobbiamo avere la coscienza di essere un popolo dal Signore al mondo, perché il mondo si salve, ma se il fermento diventa acido, il mondo non potrà essere fermentato, diventerà tutto acido. Attenti al cristianesimo acido, corrompe il mondo, anziché salvare il mondo. E oggi c'è la minaccia di un cristianesimo acido che più che salvare corrompe, devia. Il nostro cristianesimo deve essere un cristianesimo autentico. E per essere autentico deve essere impastato da Maria, nostra madre, in tre stadi di farina. Deve avere la Trinità dentro. Ecco il popolo consacrato a Dio uno e trino, vivere di Dio. Questo è il fermento del popolo cristiano, vivere di Dio. E quando noi eliminiamo Dio o nacquiamo l'idea di Dio, non siamo più un popolo consacrato, un fermento valido per far fermentare tutta la massa. E allora c'è un ritorno a Cristo, Signore. Guardare a Cristo, la legge perfetta che il Padre ci ha dato. Guardare a Lui e ascoltare Lui. Lui è norma di vita, Lui è la verità, Lui è la vita, Lui è la via del ritorno al Padre, la legge dell'amore. Gesù ha parlato come verbo fin dall'antichità, tutta la creazione è il verbo che parla,
dell'amore di Dio, tutta la rivelazione del Vecchio Testamento è il Verbo di Dio che parla. E negli ultimi tempi, come dice l'autore delle lettere agli Ebrei, questo Verbo che ha parlato attraverso i profeti è apparso in mezzo a noi, il Figlio di Dio, colui che ha parlato, colui che è la parola, colui che è la legge, è apparso in mezzo a noi. E noi abbiamo visto la sua gloria, come la gloria dell'unigenito del Padre, pieno di grazia e di verità. Egli ha parlato e ha sommato tutto quello che è stato detto prima in una sola parola: l'amore. Io voglio l'amore. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e voglio che si accenda questo fuoco, l'amore. Il grande comandamento dell'amore per Dio che Gesù ribadisce, amore che va vissuto con tutta la mente, tutto il cuore e tutte le forze, ma l'amore del prossimo, che è espressione verifica dell'amore di Dio. L'amore è difficile. Difficile quando è preso in tutta la sua estensione, come nel Vangelo di oggi. Amare i nemici. Ed è in questo che noi ci dimostriamo figli di Dio. È la prova del nove, se veramente siamo cristiani o non siamo cristiani, se amiamo i nostri nemici, perché è Cristo che è in noi che ama il tuo nemico. E se tu non ami il nemico, è segno che quel Cristo in cui credi non agisce dentro di te, non è vivo e operante dentro di te. Tu non hai la legge, non hai la parola, non hai Cristo. Amare il nemico. Chi è il nemico? Non è l'uomo lontano, non è il nemico nazionale, il nemico etnico che è lontano. Ma il nemico può essere a casa tua. E chiunque ti è ostile, chiunque si mette contro di te, ti ostacola nel cammino, quello può essere il tuo nemico. Può essere tua moglie, tuo marito, in un momento della vita. E urge allora l'amore. Possono essere i tuoi figli, i tuoi fratelli, le tue sorelle, in un momento della tua vita, e tu devi amarle, devi superare te stesso, perché questo è il progetto del Signore. Perché tutti siamo figli di Dio, generati dallo stesso Padre, e il proprio sangue va sempre rispettato. È scritto: nessuno odia la propria carne, e il tuo fratello è propria carne. Chiunque è generato da Dio è propria carne. Chiunque è fatto d'immagine e somiglianza di Dio è propria carne. E tu non puoi odiare. Però non devi cercare il nemico lontano, ma il nemico vicino. Perché la difficoltà sorge dal nemico vicino, da quello con cui tu tratti ogni giorno. Dobbiamo superare questa barriera per essere veri amici di Dio, per essere come Dio, misericordioso, il quale fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi, fa maturare i frutti della terra per i buoni e per i cattivi. E non facciamo sperequazioni. Tutti siamo figli di Dio e tutti dobbiamo amare. Non ci dobbiamo arrestare di fronte a nessuno,
non chiudere mai il cuore a nessuno, perché la legge dell'amore è una legge universale, nel senso che non c'è un limite, è completo. Dio pone una regola, e c'è un termine di paragone. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Inarrivabile la perfezione che Dio ci propone, ma Dio ce la propone appunto perché non c'è un limite nell'amore. Siate perfetti come perfetto il Padre. E la perfezione è la perfezione dell'amore. Quel perfetto significa completo, senza eccezione. Invochiamo lo Spirito del Signore, l'amore stesso sostanziale che scende dentro di noi. Chi ha lo Spirito Santo è in grado di amare e di amare realmente, di amare come il Padre e il Figlio vogliono. Chi ha lo Spirito Santo, l'amore, amerà tutto e tutti, perché Dio ama tutto quello che ha creato, ama soprattutto tutti quelli che ha generato. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito dell'amore, perché ci investe e dimori dentro di noi, e allora l'osservanza dell'amore sarà facile. Allora noi ameremo come ama Dio, ameremo in Dio, sarà Dio ad amare in noi. Invochiamo lo Spirito dell'amore. Mi è stato dato grida su tutte le maldicenze. Trionfi, Signore Gesù, il tuo amore nella nostra vita e si riveli sul nostro volto, nel nostro atteggiamento, nelle nostre parole, nella vita quotidiana. Trionfi l'amore, oh Signore, nei nostri rapporti familiari, nei nostri rapporti di amicizia. Trionfi l'amore fuori il peccato, fuori tutto ciò che appartiene al peccato. L'unico grande nemico è il peccato, ma fuori dal peccato tutto è bello, Signore, perché tutto tu hai creato nell'amore e tutto è amore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, questo soltanto io desidero che si accenda. Accendi il fuoco del Signore, brucia tutto ciò che è peccato dentro di noi, brucia la nostra lingua, illumina i nostri occhi e deposita dentro il nostro cuore, perché noi possiamo amare. Alleluia. Alleluia.